Buon pomeriggio a tutti, sono le 17, siamo puntualissimi del 24 di luglio. Vi dico subito che l'appuntamento per domani non è ancora particolarmente chiaro perché la giornata di domani sarà una giornata molto lunga di aula, commissioni. Io sono anche nella giunta per le autorizzazioni a procedere, ci sarà anche una parte di lavoro quindi in giunta. Sostanzialmente ancora non riesco a capire quando potrò essere in diretta e quindi è del tutto probabile che faccia la diretta da Montecitorio, sempre che trovi il tempo, però diciamo che domani rischia di essere uno di quei giorni nei quali la diretta salta. Sapete che è una cosa che cerco di evitare perché l'appuntamento vuole essere quotidiano, ma insomma ci sono giornate in cui non ce la si fa. In ogni caso ci proverò. Come al solito, prima di cominciare, vi chiedo di pigiare sulla freccetta che vedete sotto il mio viso per condividere questa diretta. Naturalmente, se state guardando non in diretta, ma guardate il video un pochino più tardi, il video resta sul sito ivanscalfarotto.it, su questa pagina Facebook e naturalmente anche su YouTube e potete condividerlo in ogni modo, anche se appunto non mi guardate esattamente online in diretta come alcuni stanno già facendo, mi pare di capire. La diretta di oggi è monotematica perché, come sapete, stiamo aspettando l'arrivo in aula del famoso decreto Di Maio, quello che ormai io ho imparato a chiamare decreto disoccupazione. È un decreto che è molto atteso, molto annunciato, con grandi fanfare, che finalmente arriva in aula. Domani voteremo le pregiudiziali di costituzionalità. Quindi non entreremo ancora nel merito delle votazioni, le votazioni cominceranno giovedì e tra l'altro si prevede che possano andare avanti anche durante il fine settimana. Siamo stati preallertati, a restare a Roma anche sabato e domenica perché poi dipenderà se il governo deciderà di mettere la fiducia oppure no, se ci sarà ostruzionismo oppure no, insomma capiremo le cose, come andranno. In questo momento il decreto è in commissione, quindi stanno lavorando i colleghi delle commissioni, in particolare la commissione lavoro, ma non soltanto, lavorando naturalmente su numerosi emendamenti. Ma prima di entrare nel merito, io vorrei, come dire, dare una sorta di sistematica, quindi di sistemazione, anche, generale a questo decreto, rispetto a quelle che sono le politiche del ministro Di Maio, il super ministro dello sviluppo economico e del lavoro, che con questo decreto in sostanza fa il suo debutto, perché questo è il primo vero provvedimento del governo che finora ha fatto, sapete, poche cose. E ieri sul Corriere della Sera, Dario Di Vico, penna molto brillante del Corriere della Sera, diceva che il decreto dà proprio l'immagine della visione che Di Maio ha dell'economia, che è una visione punitiva. Dice Di Vico, Di Maio vede tutti buoni e cattivi e in buona sostanza si schiera da un lato contro l'altro e non si rende conto che con le vendette non cresce il prodotto interno lordo del paese e porta appunto gli esempi di questi giorni. Avete visto, vi ricordate che subito Di Maio è esordito con i rider, prendendosela quindi con le aziende che danno loro lavoro, poi ha attaccato Confindustria, poi ha attaccato le banche, ha usato una frase come le banche la devono pagare, come dire, ignorando il fatto che un tessuto economico sano è fatto anche del credito e quindi le banche hanno un ruolo importante all'interno del mondo economico. Se ci si mette nell'ottica di farla pagare a qualcuno, non si trova sicuramente nessuna soluzione produttiva. Però io non penso soltanto che ci sia una sorta di atteggiamento punitivo. Penso che Di Maio sia viziato anche da un problema grosso di metodo, e cioè non soltanto appunto non capisce come funziona il mondo dell'economia, ma poi ho l'impressione che lui guardi ai problemi in modo estremamente superficiale, e cioè non si renda conto che il mondo dell'economia è un mondo estremamente ramificato, che quando ti porta a prendere una decisione, poi provoca una serie di decisioni o di altri effetti a catena di cui nel prendere la decisione principale tu devi tenere conto. Cioè non puoi decidere una cosa come se quella decisione fosse poi isolata e puntuativa, come se non producesse delle altre, come dire, ondate. E invece Di Maio opera esattamente così e quindi non si rende conto di provocare una sorta di effetto coperta corta, per cui succede che per coprire i piedi scopre la testa o per coprire la testa scopre i piedi. Facevo l'esempio all'inizio dei rider,
Perché secondo me è proprio indicativo, paradigmatico di questo atteggiamento. Io vedo una categoria che mi sembra, che appunto ritengo essere sfruttata, risolvo lo sfruttamento nel mezzo più, come dire, nel modo più spiccio, più diretto, più efficace, e quindi dico, beh, questi rider vanno assunti a tempo indeterminato, come fossero, non so, degli impiegati delle poste. E in questo modo, ovviamente, tenta di risolvere il problema dello sfruttamento dei rider, che è un problema vero e che va risolto, ma non si rende conto che in quella decisione lui non considera qual è il contesto nel quale quelle prestazioni di lavoro si svolgono, qual è il contesto nel quale l'attività di impresa di cui parliamo si svolge. E quindi il giorno dopo l'amministratore delegato di una delle grandi aziende che si occupa di distribuzione di cibo attraverso i rider nelle nostre città risponde: beh, se questa è la soluzione, noi chiudiamo l'impresa. E andiamo via dall'Italia e quindi lasciamo quei rider senza lavoro. Per cui lui pensava di risolvere il problema della precarietà e dello sfruttamento di questi ragazzi e per risolvere il problema li lascia senza lavoro. In un certo senso butta via il bambino con l'acqua sporca. Ma nel decreto disoccupazione, questo lo vediamo anche in altre fattispecie, per esempio quando il ministro introduce degli elementi di rigidità per le delocalizzazioni. Quindi cosa dice Di Maio? Io trovo il problema delle delocalizzazioni un problema che non mi piace e quindi stabilisco che se un'azienda prende dei soldi e poi delocalizza deve restituire quei soldi con una montagna di interessi. Anche lì il principio sembra giusto, ho il problema delle delocalizzazioni, lo voglio risolvere e trovo una bella soluzione che mi sembra apparecchiata, bella e pronta da mangiare. In realtà che cosa succede? Che se io faccio così, corro il rischio che le aziende che devono investire in Italia e che hanno degli incentivi per investire in Italia, possono pensare, beh, se io per poter andare a investire in quel paese, cioè l'Italia, devo poi cedere la direzione, diciamo, le decisioni strategiche sulla mia azienda per un periodo di tempo lungo e non posso più decidere cosa è più giusto per la mia impresa, decido quasi quasi di non andare più a investire in Italia, vado a investire in Romania, vado a investire in Bulgaria, vado a investire in Serbia, in un altro paese, magari dell'Unione Europea. Perché lì so che potrò avere tanto l'incentivo e anche magari un costo del lavoro più basso e non corro il rischio di doverli restituire. Così l'impresa che noi volevamo attrarre, ma poi non volevamo delocalizzasse, produciamo l'effetto che non venga per niente, che quindi l'investimento in Italia non si realizzi e non si creino dei posti di lavoro. Quindi sempre una soluzione di breve termine che non comprende quali sono le conseguenze dell'agire, quindi della decisione principale. Ma è tutto il decreto disoccupazione che è fatto in questa maniera. Se ci pensate, è un decreto che disincentiva i contratti a tempo determinato e quindi li rende più farraginosi e più costosi e tra l'altro ne riduce la durata. Però, dall'altro lato, non incentiva l'uso del contratto a tempo indeterminato, ma disincentiva anche quello. Quindi mi rende più difficile assumere a tempo determinato, ma mi rende più costoso licenziare quei lavoratori che assumo a tempo indeterminato. Questo che cosa provoca? Provoca che alla scadenza del contratto a termine, invece di trasformarlo in un contratto a tempo indeterminato, io non rinnovo il contratto, lascio il lavoratore in mezzo alla strada e ne assumo semplicemente un altro. Cioè, l'alternativa al tempo determinato non è necessariamente il tempo indeterminato. L'alternativa al tempo determinato può essere anche la disoccupazione o il lavoro nero, oppure appunto l'assunzione di un terzo lavoratore e lasciando a casa il lavoratore che aveva il contratto. Proprio oggi alcuni lavoratori stagionali cosiddetti storici della Nestlé a Benevento, che è un luogo dove la Nestlé tra l'altro sta investendo, quindi non è un luogo dove c'è crisi, hanno scritto dicendo che resteranno a casa perché a seguito di questo provvedimento, del decreto appunto disoccupazione, il loro contratto non sarà rinnovato. E hanno scritto a Di Maio, a Salvini, a Saviano, a tutta una serie di personaggi, facendo presente che i loro contratti non verranno rinnovati. Allora, questo noi lo dobbiamo chiarire molto bene. Con il decreto Di Maio non si crea occupazione, ma si crea precarietà.
Disoccupazione. Quindi l'esempio della Nestlé è un esempio assolutamente chiarissimo. Ma un altro effetto distorsivo di questo decreto si ha nel fatto che i contratti a tempo determinato, quindi a termine, come ho detto, costano di più ogni volta che vengono rinnovati e non possono essere rinnovati per più di un numero di volte, quindi fino a 24 mesi, prima era fino a 36. Secondo Assindatcolf, che è l'associazione dei datori di lavoro delle collaboratrici, dei collaboratori domestici e delle badanti, poiché si applicherà anche a queste figure professionali, comporterà una spesa per le famiglie che hanno collaboratori domestici o badanti, di 160 euro all'anno, perché nei vari rinnovi costerà di più. E ora è chiaro che il datore di lavoro in questo caso non è un'impresa, è una famiglia e questo evidentemente andrà a creare un peso ulteriore per queste famiglie. Anche qui è il tipico modo di operare di Di Maio, un modo superficiale che non si rende conto che stabilendo un principio generale non si va a verificare che esistono delle eccezioni e delle ramificazioni sulle decisioni che si prendono. E noi del Partito Democratico infatti lo abbiamo denunciato e presenteremo un emendamento in questo senso. Questo per dirvi quali sono gli effetti di un provvedimento che è completamente sbagliato, io penso, e sul quale credo che dovremo fare e faremo una opposizione molto molto dura. Perché guardate, l'obiettivo denunciato è quello sostanzialmente di smontare il Jobs Act, il famoso Jobs Act al quale si rimprovera particolarmente l'abolizione dell'articolo 18. Ora, va detto innanzitutto che con l'abolizione dell'articolo 18 non c'è stato un aumento dei licenziamenti, un sensibile aumento dei licenziamenti, cioè il timore che si aveva che la diminuzione delle garanzie avrebbe prodotto più licenziamenti, statisticamente non si è verificata. Ma c'è da dire una cosa fondamentale. Liberi e Uguali, sapete, il pezzo, diciamo, a sinistra del PD, ha presentato un emendamento per reintrodurre l'articolo 18. Allora il punto è: se Di Maio dice così tanto che vuole superare il Jobs Act, perché non si assume la responsabilità di approvare l'emendamento di Liberi e Uguali e reintrodurre l'articolo 18? Vuol dire fondamentalmente che è d'accordo con noi che l'articolo 18 andava rimosso perché creava un'insopportabile divisione tra lavoratori garantiti e lavoratori non garantiti. E quindi neanche il Movimento 5 Stelle, che quando approvammo il Jobs Act fece le barricate, oggi si, come dire, in qualche modo si fa proprio lo sforzo che abbiamo fatto noi al governo, ma si guarda bene dal tornare indietro. Ora io dico: il Jobs Act è stata una legge molto più complessa e che non si può ridurre soltanto appunto all'abrogazione dell'articolo 18, perché come sapete ha allargato gli ammortizzatori sociali a lavoratori che non lo avevano, ha disboscato tanto precariato su quelle che per esempio erano le famose false partite IVA, ha introdotto la formazione, più formazione per i lavoratori, quindi è un percorso che sicuramente va completato, ma che non possiamo dire essere stato negativo, tant'è appunto che lo stesso Di Maio nel suo decreto, come ho detto, si guarda bene dal dire: beh, facciamo così, riprendiamoci l'articolo 18. Quindi vuol dire che quella scelta fu giusta. Ora, quello che dobbiamo fare a questo punto è completare quel percorso e fare in modo soprattutto che si incoraggino gli imprenditori a offrire contratti stabili, perché questo è il punto. Con il Jobs Act noi abbiamo visto che abbiamo creato 1 milione di posti di lavoro, più della metà a tempo indeterminato, che certamente non è diciamo il massimo. Avremmo voluto avere più contratti a tempo indeterminato, però è fuori discussione che l'occupazione è aumentata, che la disoccupazione giovanile è diminuita. Quindi bisogna andare in quella direzione, bisogna continuare a incoraggiare fondamentalmente la creazione di lavoro e la creazione di buon lavoro. Con il decreto disoccupazione invece si va proprio al contrario, perché si crea disoccupazione. Quando l'INPS dice ci saranno 8.000 posti di lavoro in meno, è secondo me una valutazione assolutamente prudenziale, ma veramente prudenziale, perché se guardiamo appunto non soltanto il caso Nestlé, ma guardando il dato empirico di tutti quei contratti che prima potevano essere prorogati fino a 36 mesi e che ora non potranno più esserlo, appunto essere prorogati, se vediamo il fatto che vengono introdotte queste causali
Quindi il contratto a tempo determinato potrà essere offerto soltanto con una causale, ma la causale, sappiamo bene, crea contenzioso e quindi, poiché gli imprenditori potrebbero essere spaventati dal dover andare davanti al giudice per giustificare quella causale, è probabile che anche i contratti sopra i 12 mesi non siano prorogati. Allora ci sarà un numero enorme di ragazzi, di persone che non vedranno più questa occupazione e capisco, è un'occupazione a tempo determinato, ma l'effetto del decreto Di Maio è di non avere neanche quella. Allora, il lavoro che c'è da fare, ed è il lavoro che faremo in aula con i nostri emendamenti, sarà quello di incoraggiare il lavoro a tempo indeterminato, cioè dire noi vogliamo fare in modo che il datore di lavoro sia sempre più incoraggiato alla cessazione del contratto a termine a offrire un contratto stabile a tutele crescenti. Quindi, per esempio, ridurre il costo dei contratti a tempo indeterminato. La nostra proposta è di ridurre di 4 punti la contribuzione in 4 anni. Pensare a delle buone uscite a favore di quei lavoratori a tempo determinato che escono dall'azienda con una buona uscita che aumenti, diciamo, a seconda dell'anzianità. Incentivare proprio le stabilizzazioni con degli incentivi veri e propri, pensare anche a sperimentare un salario minimo per quelli che sono i lavoratori che non hanno un contratto nazionale di lavoro e quindi cominciare a ragionare su queste, su questa possibilità, perché abbiamo molti lavoratori che appunto non coperti da contratti nazionali non hanno un salario minimo. Quindi l'obiettivo deve essere fondamentalmente quello, continuare a produrre occupazione. Da un lato, cosa che il decreto non fa, è cercare di migliorare la qualità di quell'occupazione. Il rischio che abbiamo invece con questo decreto è che l'occupazione diminuisca. Questo è il vero problema. E con questo chiudo, riallacciandomi a quello che dicevo all'inizio. La sensazione è che Di Maio risolva il problema o tenti di risolvere il problema alla superficie, e quindi dicendo i contratti precari, contratti a tempo determinato. Non sono l'ideale, ma poiché non è in grado di verificare, di comprendere le ramificazioni delle sue decisioni, crei più problemi di quanti non tenti di risolverne. Questa è la vera morale. Io mi fermo qui, come ho detto, non sono ancora in grado di dirvi se e quando ci vedremo domani, ma farò di tutto per poter essere con voi. Come al solito vi chiedo di pigiare sulla freccetta e di condividere questa diretta e il video, se lo vedrete più tardi, dal sito ivanscalfarotto.it, da Facebook o da YouTube. E ci vediamo presto, non so quando, ma prestissimo. Vi racconterò di come sta andando in aula. Ciao!